Ciao a tutti, questo pomeriggio parleremo di infertilità e lo faremo con il dottor Roberto Marocchesi. Buon pomeriggio Roberto e grazie per aver accettato il mio invito. Grazie altrettanto, buon pomeriggio a tutti quanti. Per essere sempre aggiornati sulla nostra libera informazione indipendente potete iscrivervi gratuitamente al nostro canale YouTube Meglio di Ieri cliccando sul tasto iscriviti. Roberto, il titolo di questo pomeriggio è infertilità, quindi partirei proprio da questo. Che cos'è l'infertilità? E come si può sapere se si è fertili o meno? Beh, la vita è tutta una fertilizzazione, lo sappiamo, le piante, gli animali, eccetera. La vita non è eterna per nessun singolo organismo, ma l'organismo si rinnova, la fontana della vita eterna è nient'altro che riprodurre se stessi, ciascuno con il suo metodo. Gli esseri umani sanno bene qual è questo metodo e a volte ci provano e non gli riesce. A volte non vorrebbero e gli capita lo stesso, quindi è un pochino schizofrenica questa cosa. Allora, l'infertilità moderna è un problema che molti non considerano granché, anzi dicono ma siamo sovrappopolati, fare figlioli ora con le crisi che c'è, con le difficoltà che ci sono, il mondo è sovrappopolato, eccetera. Però allo stesso tempo molti, specialmente maturando, si rendono conto che è uno dei grandi significati del vivere, quello di lasciare che il tuo sangue si riproduca, si rinnovi. Quindi, in un certo senso, per me la fertilità è la fontana della vita eterna, è la fontana della giovinezza. Il tuo sangue non morirà mai perché si riprodurrà nei figli, nei nipoti e così via. Per questo che i vecchi sono così entusiasti di fare i nonni o anche i bisnonni o persino di fare i babysitter per i figli di altri. Pertanto, secondo me è un dramma. Poi ognuno è libero di scegliere quello che gli pare rispetto alla sua fertilità, ma quello che avviene oggi per me è molto preoccupante perché la fertilità degli italiani, degli occidentali, degli europei, ma in particolare gli italiani, anche i giapponesi e qualche altra cultura cosiddetta progressista, che per me non è poi così tanto progressista, ha problemi di fertilità. E questa infertilità una volta era più legata a parte le scelte morali personali, ma come problema fisico, era più legata a magari un problema dell'apparato riproduttivo femminile. Al giorno d'oggi, pur esistendo ancora quel problema, in realtà il problema dell'infertilità è molto più spesso, oltre al fatto che la gente non ha più questa mentalità perché ha paura, perché è egoista, perché è spaventata, perché non ci crede più, non ha veramente vitalità, è legata al fatto che l'apparato riproduttivo, ahimè, anche nei giovani e soprattutto nei giovani maschi, le giovani generazioni di oggi, la fertilità non c'è più. Noi abbiamo dei giovani che possono anche vantarsi di essere sessualmente molto abili, diciamo così, e molto attivi, però non riescono a essere fertili perché i loro semi vitali, i loro spermatozoi nel caso dei maschi, le loro uova nel caso delle femmine, sono pochi, sono scarsi, sono privi di vitalità. Allora, questa vitalità deriva è il tuo jing del cielo anteriore e del cielo posteriore, direbbe la medicina cinese, cioè la tua essenza vitale, la tua voglia di esserci e di essere vivo vuole anche dire la tua voglia di riprodurti. E questo discorso ha molto, moltissimo a che vedere con la salute, anche in senso spirituale, dei reni, che sono il vero comandante, la vera sorgente, la vera origine dell'energia riproduttiva. I reni non sono solamente l'organo dell'urina, della pipì, ma sono veramente la sede della volontà. In cinese si chiama Z, vuol dire la volontà di vivere, e la volontà di vivere è quella di riprodursi, la capacità di riprodursi. Ora, i conteggi spermatici dei giovani maschi moderni sono preoccupantissimamente in calo, eh? E questo è terrificante in giovani che dovrebbero essere sani, vitali, allegri, innamorati e così via. Pertanto, la mancanza o la povertà di questi semi, io tra le altre cose, oltre ai problemi, come dire, sociali, psicologici, eccetera, di cui potremmo ancora parlare, è nella povertà dei loro semi in quanto il loro cibo è molto povero.
Il cibo moderno è molto ricco, sì, ma delle cose sbagliate, di grassi, di proteine, di zuccheri, ma è molto povero di jing. Jing in cinese vuol dire appunto vitalità, l'essenza vitale. Ve lo spiego semplicemente. Prendi un semino, un chicco di riso, lo fai germogliare, esce un germe molto potente. Lo metti nella terra, questo germe sviluppa una pianta e questa pianta sviluppa centinaia di chicchi. Un chicco 10.000 chicchi, per così dire, uno slogan, ma un chicco tranquillamente 80-100 altri chicchi nella stessa spiga, originati da un seme solo. Ora, io penso che, e l'ho fatto più volte, ho aiutato delle coppie giovani o di media età infertili a finalmente avere figli dopo fallimenti dei centri della fertilizzazione, eccetera, molto costosi peraltro. Perché? Perché gli ho consigliato di mangiare semi integri e vitali. E nella nostra dieta, che possiamo chiamare come volete, vegetale, vegetariana, macrobiotica, integrale, eccetera, noi mangiamo semi di cereali integrali, noi mangiamo semi di legumi, di fagioli, noi mangiamo semi di zucca, di girasole, di sesamo. Persino di papavero, di chia e così via. Mangiamo semi da tutte le parti. Non a caso le persone sane hanno la capacità riproduttiva. Poi quello che ne fate sono affari vostri. Io vi consiglio senz'altro di esercitarlo. L'italiano medio è proprio scoraggiato anche da una cultura che io non esiterei a definire una cultura di morte, come ci hanno abbondantemente dimostrato i nostri leader politici, i nostri leader medici, i nostri leader, i nostri influencer, eccetera. La loro cultura di morte, francamente, non ci interessa, non ha niente a che vedere appunto con la vita. E questa spontanea vitalità che vediamo così bella ancora nei giovani, nei bambini, soprattutto nei bambini poveri. Io quando sono stato nei paesi più poveri ero circondato da torme di ragazzini straccioni, a piedi nudi, ma sorridenti, allegri, che facevano, no? Trasformavano quattro stracci in un pallone o si immaginavano le cose. Non c'è niente di più vivo e vitale dei giovani, dei bambini. Pertanto volevo proprio celebrare la vita, al contrario della cultura di morte che oggi è così di moda, anzi, la cultura di morte è espressa, no? Dalla fame di denaro, dall'egoismo, dalla guerra, dalle epidemie più o meno inventate, o dalla paura della malattia, la paura di morte, e la morte è parte della vita anche lei. Quindi non è mica necessario avere paura di una cosa così inevitabile, piuttosto bisogna vivere bene per quello che ci è concesso di vivere. E quindi amare, amarsi, fare l'amore e fare i figlioli non c'è niente di più naturale. C'è modo di vivere la vita in maniera molto meno egoista e molto più piena. E la nostra fertilità è parte di questo. Quindi uno stile di vita corretto, si torna lì sempre Sì. a questo, uno stile di vita corretto, sano, e può comunque essere utile Assolutamente, per la fertilità. assolutamente. Nella mia carriera di consulente naturopatico, chiamatelo come volete, macrobiotico, eccetera, ho incontrato non meno di una dozzina di coppie che avevano problemi di infertilità, e un buon 6 o 7 di queste coppie, le potrei nominare, ovviamente non lo farò, sono ora state benedette dall'arrivo di figli da loro desiderati, grazie al fatto che hanno modificato il loro stile di vita, la loro alimentazione. Ci è voluto un po' di tempo, ma lo hanno fatto molto bene, senza grandi sforzi. Tra l'altro, mi diceva il direttore di una clinica per la fertilità, esistono questi posti oramai, che il loro successo in tutto il mondo non supera mai il 20%, a caro prezzo, con appunto i cosiddetti figli in provetta, no? Loro prendono il seme del possibile padre, l'uovo della possibile madre, li fertilizzano artificialmente in una provetta, eccetera, eccetera. Fallisce 4 volte su 5. Quindi si può fare in altri modi molto meno costosi. Hai parlato di alimentazione, quindi l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale.
Come al solito, certo, l'alimentazione è lo strumento che tutti abbiamo, perché tutti mangiamo, però mangiamo in maniera incosciente o seguendo teorie parziali come quella nutrizionistica moderna delle proteine, delle calorie, dei carboidrati, eccetera. Va, cosa valida, ma molto incompleta, non vede l'energia. Io vi ho parlato appunto del cosiddetto JING, scritto J-I-N-G. Il Jing è l'essenza vitale. L'essenza vitale è quella che ha un seme. Il seme è fatto per sbocciare, germogliare e produrre piante anche gigantesche, da un singolo semplice seme, il principio maschile e femminile. Tutto lì. Quindi natura vuole riprodurre se stessa, perché è l'unico modo per ringiovanire il nostro sangue, quello di trasmetterlo a un nuovo essere che riprodurrà se stesso a sua volta, eccetera. Quello è il vero segreto della vita eterna. La vita eterna non è come sognano i miliardari moderni, quello di farsi surgelare oppure trovare l'elisir di lunga vita, di vita eterna. È semplicemente riprodursi e ringiovanirsi attraverso i tuoi figli, i tuoi nipoti, tutto lì. Molto semplice. I paesi più poveri conoscono questa cosa molto bene. Sono proprio gli occidentali nevrotici che l'hanno dimenticata. Ma quali sono i cibi che aiutano la fertilità? Il cibo naturale, il cibo più adatto all'uomo, può essere di natura vegetale o animale, ma soprattutto i cibi vegetali ricchi di semi, e quindi i cereali, i legumi, i semi oleosi. I semi delle piante, persino una tisana di semini di finocchio o un condimento a base di semi, eccetera, può essere un prodotto vitale. Quindi, quando mangiate lo zucchino, il cetriolo, voi mangiate anche i suoi semi. Quando mangiate il riso integrale, quando mangiate i fagioli, mangiate dei semi. E sì, contengono la fertilità molto più a lungo dei cibi animali. Le carni, essendo anche parte di un alimento, il latte, essendo parte di un animale, non ha quella tendenza vitale. Prima di essere vostro alimento, l'animale era vivo, ma poi è morto, mentre la pianta non è veramente morta se la mangi come seme, può ancora germogliare, e quindi produce quell'energia fertile che è necessaria ai tuoi reni. I tuoi reni sono la sede dell'essenza vitale. Dell'essenza vitale ancestrale, tu ci sei perché spiritualmente, prima di essere fisicamente, sei un essere di luce. Quella luce interna si chiama il Jing, il cielo interiore, è custodita nei tuoi reni, del rene destro e del rene sinistro, ed è l'essenza dell'acqua e del fuoco della vita. I reni sono fantastici, altro che solo l'organo della pipì. Grande tesoro, praticamente una batteria. Allora, tu hai scritto diversi libri, ne facciamo vedere qualcuno. I rimedi naturali per depurare e curare il fegato, i funghi che curano, macrobiotica moderna, ed hai scritto anche il libro sui reni, Eccolo qua. depurare e curare i reni con rimedi naturali. Un percorso di prevenzione e guarigione attraverso varie discipline, dall'erboristeria alla medicina tradizionale cinese all'alimentazione naturale. Ma quindi leggendo questo libro si scopre un po' come è fatto il rene, la fisiologia e la Sì, patologia. in maniera molto semplice, divulgativa per il pubblico. Oggi la gente pensa di stare bene perché non ha dolori. È molto difficile avere mal di reni. Oddio, quando si ha male per un calcolo, che comunque non è così grave ed è facile anche da sciogliere o al limite ci pensa la medicina moderna, ma non è il calcolo o le difficoltà urinarie il solo problema dei reni. Per esempio, nei maschi è quasi fisiologico che il maschio anziano, io sarei un anziano, no? Ha problemi con la prostata e l'apparato sessuale e l'apparato urinario sono, come sappiamo tutti, collegati, la loro uscita, il loro canale di uscita è comandato dai reni, il meato no urinario, e la prostata è proprio messa lì. Quindi le donne, anche giovani, hanno, ai giorni nostri, soprattutto perché nel sesso femminile si abusa di carni e latticini, ma anche di zucchero, hanno problemi di utero, di ovaie, e quello di conseguenza è anche un problema di fertilità e non solo.
I maschi tendono ad averlo meno in età giovanile, salvo l'infertilità di cui ho già parlato, che adesso ormai piaga anche maschi giovani e validi di 20 anni, purtroppo, e non era così per le nostre vecchie generazioni, assolutamente. Ma i maschi, ancora peggio, superati diciamo i 45-50 anni, hanno problemi di prostata. E la prostata si intasa, la prostata è un organo sessuale, serve solo a produrre il liquido seminale, non gli spermatozoi, il liquido seminale. La prostata si infiamma, si ingrossa e blocca l'urinazione e sovente si evolve a cancro. C'è una frequenza nel cancro alla prostata maschile quasi pari alla terribile incidenza del cancro al seno per le femmine. E la prostatite non è un malanno dovuto all'età, è dovuto a anni e anni di alimentazione sbagliata. Anche lì troppi cibi animali, troppi grassi, troppi cibi sintetici, troppi farmaci, cattive abitudini sessuali, e lì potrei dilungarle, ma c'è troppo da dire, e portano alla prostatite. In realtà il maschio ha bisogno di emettere il seme, non può essere castro. La femmina può essere casta, il maschio no. Proprio fisiologicamente è sbagliato. Deve rinnovare il suo liquido seminale. Prima cosa. Poi ha bisogno di una buona igiene sessuale composta da tante parti, ma anche quella dell'alimentazione. Ripeto, un'alimentazione integrale e vegetale, con abbondanza di legumi, con abbondanza di certi cibi, poi ci sono, va bene, anche i famosi afrodisiaci, non è così importante in realtà. Un maschio sano può essere potente e valido sessualmente anche a età molto avanzate. Al contrario, oggi ho incontrato dei maschi con problemi sessuali, magari di natura psicologica, anche nei loro 30 anni, quando tutti i maschi dovrebbero essere validissimi. E questo è dovuto a cattiva alimentazione, abuso di alcolici, esagerare con la birra, col vino, eccetera, non fa affatto bene alla sessualità. Con questo non voglio dire che dovremmo essere dei santi come alimentazione, evitare i cibi cosiddetti cattivi, ma esistono cibi cattivi, esiste un modo più equilibrato di mangiare anche un po' di tutto, però un'alimentazione vegetale integrale è la prima cosa. Poi va bene, potremmo parlare di micoterapia, di funghi che tonificano il jing dei reni, lo yin e lo yang del rene, perché il rene ha lo yin e lo yang, non tutti gli organi hanno queste qualità, queste polarità così opposte. Il rene è magnifico perché è proprio l'acqua e il fuoco dell'organismo umano. E non a caso la sessualità, restando su quell'argomento, è un fuoco, no? La sessualità umana e animale è, come sappiamo bene, fuocosa. Io vedo tanta gente spenta, ahimè. Quindi la paura blocca i reni, il freddo blocca i reni, la diffidenza blocca i reni. Oggi ci hanno insegnato che dobbiamo avere paura di un microbetto, anzi di un virus che è ancora più piccolo dei microbi. Questo tipo di mentalità è molto pericoloso e molto malsano. Io lo contesto totalmente. Non dobbiamo avere paura l'uno dell'altro, paura del sesso o cose del genere. Però il sesso esso stesso ha delle sue regole, ha dei suoi comportamenti di buona igiene sessuale, eccetera, ma il sesso è la vita stessa. Quindi il rene è chiave. Noi abbiamo voluto venire in questa vita meravigliosa, anche piena di problemi, ma comunque meravigliosa, grazie all'essenza vitale, Z in cinese, che vuol dire volontà. La volontà risiede nei reni, il coraggio risiede nei reni, la memoria risiede nei reni. I reni riempiono il midollo, riempiono il cervello, riempiono il midollo osseo, riempiono il sistema nervoso, riscaldano la milza, riscaldano l'energia polmonare, danno tono al cuore e controllano le intemperanze del cuore. Quindi i reni sono molto, ma molto, ma molto di più di un organo dell'urina, della vescica urinaria, eccetera, esse stesse funzioni indispensabili, naturalmente. Quindi rimettere in sesto i reni è una cosa molto banale. Non prendiamo freddo sulla schiena, non prendiamo freddo sotto i piedi, che sono i punti di comando del meridiano del rene o il rene stesso, che come tutti sanno comanda la schiena. Non ci riempiamo di paure. Non,
Capito? Non ci creiamo paranoie e menate mentali strane, è tutto danno per il rene. E parlando di cibi, attenti ai dolci, perché i dolci danneggiano il rene, il freddo eccessivo danneggia il rene. Quindi mangiare tanti gelati, soprattutto fuori stagione, vuol dire mangiare un cibo di natura fredda, il latte, raffreddato dal congelatore e con lo zucchero che danneggia, essendo un dolce estremo, il rene. Quindi lo so che il gelato è buono. Piace anche a me, ma cerchiamo di non abusare. Quando ero piccino, i gelati si vendevano d'estate e basta. Ora la gente va in giro incappottata leccando i gelati. Questo danneggia il rene, danneggia la vitalità e ci raffredda. Quindi raffreddamento è intuitivo pensare che è antisessuale, no? È antiriproduttivo. La vita per riprodursi, io quando fo le mie fermentazioni nel mio apparecchio nella mia incubatrice metto le cose a una temperatura, fabbrico il miso, il tempè, il natto, queste cose, le metto in un ambiente a temperatura simile al corpo umano, su 30-35 gradi. È chiaro che se li metto in frigorifero me li conserva, ma sono come morti, sono surgelati, sono in animazione sospesa. Quindi il freddo danneggia la vita. Tutti sappiamo che ci garba di più il caldo che non il freddo, perché il caldo, simile alla temperatura corporea, favorisce la vita. Tutto lì. E il Quindi rene patisce freddo. il gelati in questo caso, come dicevi giustamente, solo nel periodo estivo. Sì. Il gelato è un alimento oggi super popolare. Si può dire che gli italiani ormai vivono di gelati e di pizza. Non ho niente contro questi due alimenti, ma non sono dei cibi principali. Dovrebbero essere un piacere occasionale. Non tanto la pizza quanto proprio il gelato, perché è troppo freddo, troppo zuccherino. E i latticini io li contesto abbastanza, non ho detto non dovete mai mangiarli, ma voglio dire, meno li mangiate, meglio la salute sessuale e renale si tonifica. Con i latticini io ebbi un'esperienza nei miei primi 20 anni, ebbi i latticini come cibo base, avevo tutte le malattie di questo mondo. Ero pieno di catarro, non respiravo bene, avevo sempre l'influenza. I latticini sono un cibo preciso per il neonato, per il bebè nel primo anno o massimo primo anno e mezzo di vita, non di più. Il latte della mamma, il latte di donna in ogni caso. Il latte di mucca ha diverse problematiche, quindi è un cibo che si collega molto alle superstizioni, no? È una specie di vacca sacra degli occidentali. Il mio secondo libro fu, oramai introvabile, Latte e formaggi, un mito della civiltà. In cui contesto questa abitudine. Fu la prima volta che qualcuno osò in italiano scrivere qualcosa contro questa vacca sacra. Adesso invece i latticini sono assai contestati per varie ragioni da un sacco di medici stessi e di vari terapisti. Quindi è molto più importante utilizzare cibo vegetale e integrale, cioè completo, è ricco di semi, ricco di fibre. Ricco di vitamine, ci sono anche le proteine, ci sono anche gli zuccheri, ma in maniera equilibrata e diversa rispetto alla dieta moderna che abbonda troppo in grassi, in zuccheri e in robe raffinate che sono senza testa. La farina bianca non nutre nulla, ti fa solo gonfiare, per esempio. E invece cibi come la bresaola o anche il parmigiano? Sono buoni. Potrebbero anche avere una certa tradizione, ma se li mangiate spesso vi creano diverse problematiche. Il parmigiano è una specie di capolavoro nell'industria dei latticini, è molto, molto nutriente, così anche i vari salumi, bresaola piuttosto che salumi o prosciutto crudo, eccetera, ma sono squilibrati. Anche per la stessa medicina moderna. Quindi un uso occasionale in una persona sana, in un giovane che cresce, in uno sportivo, può andarci. Però francamente una dieta vegetale integrale non si basa su quei cibi lì. Quei cibi lì producono eccessi, producono ristagni, producono problematiche. Quelle problematiche vengono poi curate con i farmaci, i quali a loro volta potranno anche curarti il sintomo, ma ti producono altre problematiche, vedi gli antibiotici, vedi i vaccini, vedi,
gli antidolorifici, eccetera. Quindi la cultura moderna è così decadente, guarda caso, così ripiena di ideologie di morte, proprio perché ha perso il principio vitale. E la cultura moderna, tra le altre cose, è piena di ideologie storte, proprio sballate, cioè quelle prevalenti, quelle che ci vogliono passare i lor signori dell'Unione Europea, dell'OMS, dell'ONU, eccetera, queste ideologie distorte che sapete, ma che loro chiamano anche politicamente corrette, sono una vera immondizia. Ma non solo. Queste culture qui si fondano su questo cibo profondamente disumano. Tra un po' ci proporranno con la scusa, oramai è dietro le porte, no? Con la scusa della carenza alimentare causata da loro, non causata dalla natura o da qualcuno di loro, ma da quasi tutti, soprattutto i nostri capi. Ci proporranno proteine strampalate, create in laboratori, in industrie petrolchimiche. Oppure ci proporranno proteine da vermi, da insetti, ricostituite, ricreate in laboratorio, cose del genere. È un assurdo, le proteine sono nei cereali, nei legumi, anche in misura minore nella verdura e negli altri semi. Quindi mangiate semi, ma mangiate integrale, reimparate la cucina, cucinatevi da voi, fatevi l'orto, eh? E non badate più alle grandi direttive che ci arrivano dalla televisione, dalle grandi autorità, perché la loro autorevolezza è pari a zero. Ok. Quindi come mantenere l'equilibrio e la salute dei reni? L'equilibrio è un termine grosso. L'equilibrio è come quando si stanno sull'asse di equilibrio, un po' pendi di qua, un po' pendi di là. Però l'equilibrio della salute dei reni è mangiate, ah sì, qualcuno mi chiederà magari sul bere anche, mangiate in maniera equilibrata, studiate con noi, io ho un'associazione e collaboro con vari altri, mi trovate su Facebook, sul mio sito che è accademiaoikos.com e mi trovate anche su internet, su Facebook, su Google e così via. Noi insegniamo, noi siamo insegnanti, la parola dottore vuol dire più che medico, vuol dire insegnante, cioè insegnante dello stile di vita corretto. Lo stile di vita corretto non solo, ma si centra molto sull'alimentazione, anche sul retto pensiero, ma il retto pensiero ti viene più facile se mangi bene, mentre se mangi porcherie cominci a sognare porcherie e a immaginarti robe storte. Quindi una corretta alimentazione è l'ingrediente fondamentale. Il corretto stile di vita, vivere naturalmente in natura, uscire nei boschi, camminare di più, usare molto meno l'elettronica, usare molto meno le macchine, i motori, gli ascensori e quant'altro. Tanto ci pensano loro signori a tagliarci via la benzina, i carburanti, l'elettricità, eccetera, con le loro scuse, con la loro fame insaziabile di ricchezza fondata sull'egoismo e sulla morte. Quindi noi non gli diamo più retta a quelli là. Oramai in Italia stiamo letteralmente costruendo un'Italia sana, non dando retta a tutte le panzane dei telegiornali e dei giornali che sono assolutamente strumenti di distruzione oramai, non bisogna dare retta a quella gente lì. E, per quello che riguarda l'alimentazione, l'ho già detto, ai reni giova anche bere, ma l'acqua pura. E attenzione, un'altra delle cose che è gonfiata, dovevo accennarne già prima, sulla salute renale, e la sminuisco e la ribadisco anche nel libro sui reni che hai citato prima, non è vero che bisogna bere il più possibile perché sennò ti disidrati. Questa è una panzana colossale. Dovete bere quello che avete sete. È meglio che non beviate mai cose zuccherate, che non beviate mai cose fredde. Le bibite gassate, zuccherate, sono naturalmente la più colossale schifezza da evitare. Bevete acqua, bevete tisane. Se bevete alcolici siate molto moderati, usando soprattutto quelli più leggeri. Gli alcolici forti sono dei solventi molto potenti, ma danneggiano l'organismo a lungo andare.
Bevete brodi, la minestra, la buona vecchia minestra della mamma, chi la fa più? Non trovate più un ristorante che fa la minestra. Le minestre sono un autentico toccasana. Le medicine migliori sono le tisane, cioè se tu fai bollire un principio attivo o lo fai in infusione e poi te lo bevi, è enormemente più salutare che non bere una schifezza di coloranti, foglie di cacao e zucchero. E altri additivi chimici, acido fosforico, eccetera, sapete bene della famosa bevanda di cui vado parlando. E quindi non è necessario bere tanto. Se hai molta sete, è già un segno che sei prediabetico e che sei comunque intossicato e ti vuoi lavare. Fai bene a bere, ma non è bere di più che ti salverà. Io conosco gente che ha dato retta a certi mediconsoli con tanto di laurea, che gli hanno detto di mettere la sveglia di notte per ricordarsi di bere in piena notte. Il risultato è che si sono trovati con delle vene varicose colossali e sono schiavi della toiletta perché sono sempre lì che cercano dove è il bagno, eccetera. Cioè, degli esempi così ridicoli e aberranti, inesistenti. Chi mangia troppi cibi animali, zucchero e grassi, è troppo salato, non che il sale non ci voglia, ci vuole il sale, ma in certe maniere e modalità e un certo tipo di sale. Il sale tonifica i reni in piccola quantità. E chi mangia troppo salato o troppo to, parmigiano e bresaola ha sempre sete e si gonfia di acqua. Quindi, perché l'acqua è un buon solvente, l'alcol è ancora più buon solvente dell'acqua. Quindi anche il bere alcolici in eccesso è dovuto al fatto che la persona è intasata. Quindi il segno che siete in buona salute, avete una sete normale relativa a quanto parlate, quanto sudate, quanto lavorate. Chiaro che d'estate beviamo di più. Per cui il meccanismo è molto semplice, ognuno trovi il suo livello, ma non mi fate fantasticherie tipo devo bere tanta acqua per depurarmi, che è una sciocchezza colossale. Che l'acqua non è un vero diuretico, l'acqua è parte di tutti gli alimenti che ci sono, è l'ingrediente numero uno. Pensate che il riso crudo, secco, no? Sembra ghiaia, contiene il 40% di acqua, già così. Quindi mangiare frutta e verdura, mangiare cereali e legumi cotti in acqua in genere, è già mangiare un sacco di acqua. Hai ancora sete? Bevi un goccio, certo, chi te lo vieta? Meglio se non bevi mangiando, meglio se bevi fuori pasto quando il tuo corpo lo richiede. Tutto lì. Il caffè? È la mia trappola, nessuno è perfetto, io men che meno. Io un caffettino la mattina me lo fo in casa, a volte lo piglio anche al bar, senza zucchero, ci aggiungo acqua calda. Mi piace, no, non bevo l'espresso, mi piace di più allungato. Non ci metto zucchero, non ci metto latte, che non servono. Semmai mangio qualcosa insieme, perché solo caffè non è una colazione equilibrata. Chi ha veri problemi di salute, grossi, soprattutto a carico dei reni, dei polmoni, del fegato, farebbe bene anche ad astenersi dal caffè. Meglio il tè, soprattutto il tè verde o il tè di 3 anni, il tè cosiddetto bancia o di rametti, eccetera, o altri tè e tisane che ci sono sul mercato, badando a non usare troppo quelli stimolanti o quelli molto acidi come il tè nero. Ma comunque delle buone bevande. Cosa volete? Anticamente facevano il tè e le tisane perché l'acqua poteva essere inquinata e darti malattie. Loro non sapevano che esistevano i batteri, eccetera, ma certe acque sono inquinate, soprattutto se a monte dell'acqua che bevi ci sono le mucche o le pecore che la contaminano con i loro escrementi. E quindi al giorno d'oggi si è potabilizzato l'acqua, però ci hanno messo dentro il cloro, che a sua volta qualche piccolo danno lo fa. Io vivo apposta tra le montagne e vado a pigliarmi la mia acqua buona alle fonti. Faccio il viaggetto 2 volte alla settimana, mi porto queste bottiglie di vetro a casa con 20 litri d'acqua e usiamo quella per le bevande, per i brodi, per cucinare anche. La gente oggi magari si fa il filtro, il depuratore in casa, va bene, se volete, non è una cattiva idea. Più avete un'acqua buona, meglio è, ma non dovete essere schiavi del bicchiere. Della bottiglia e di queste teorie strampalate, bevi 2 litri, 3 litri al giorno, perché ti gonfi e basta, e poi sei schiavo del gabinetto. Ok?
Perfetto, allora io ricordo sempre il tuo libro, ne hai scritti diversi, ne abbiamo parlato di questo, depurare e curare i reni con rimedi naturali, facciamo vedere anche gli altri, tu sei già stato ospite un mese fa in diretta con noi, consiglio a tutti di vedersi la bella intervista che abbiamo fatto e per tutte le informazioni Roberto, si può consultare il tuo sito accademiaoikos.com, giusto? Sì, esatto. E mi trovate su Facebook o una fans page con lo stesso nome e mi potete scrivere con i vari social, eccetera. Anche telefonare. Veniteci a trovare, abbiamo un B&B in Lunigiana, Gingerbread Home, ci trovate anche su quella pagina lì. Facciamo anche seminari in. Perfetto. E ribadiamo sempre, Roberto, che dello stile di vita corretto, l'abbiamo detto nella scorsa intervista, lo abbiamo rivisto anche oggi, ed è anche un'attività fisica, quindi Sì, camminare quotidianamente. fondamentale, fondamentale. Pensa che quando tu poggi non tiro fuori il piede perché non sta bene, fai finta che questo è il mio piede. Il punto centrale qui del cuscinetto sotto le dita del piede, tu lo poggi per terra per primo quando cammini, quando fai un passo ben fatto, non devi andare troppo di tallone, dovresti poggiare il piede intero. E questo punto qui si chiama fonte della vita. E gli amici miei, ora scomparsi, fondarono una ditta con questo nome di tofu, di proteine vegetali, li aiutai a fondarsi. Quando tu tocchi questo punto per terra, tu stai toccando il punto numero uno del canale o meridiano del rene. E quindi il punto numero uno del canale del rene è la fonte della vita. Perché la fonte della vita cos'è? Toccare la terra, meglio ancora se col piede nudo, e meglio ancora se la terra è naturale. Quindi, cammina a piedi nudi in un prato, sulla spiaggia, sulle pietraie, certo non sulle siringhe e vetri rotti, e tonificherai il tuo rene. È meraviglioso questo, è proprio un automassaggio gratuito. Quindi camminare è esso stesso fare del bene alla vitalità, alla sessualità, ai reni, anche più di correre. Quant'è la durata giusta quotidiana? Una mezz'oretta? Non voglio dare regole meccaniche, automatiche, ma fare una bella passeggiata di almeno una ventina, trentina di minuti. Se poi avete l'energia e il tempo e fare una corsa, benissimo, più che sul tapis roulant, fatela fuori. Se poi la fate a piedi nudi sulla spiaggia, ancora meglio. Qualche tempo fa ci correvano dietro i poliziotti se correvano in spiaggia. Pensate che società marcia e malata l'abbiamo costruita. Comunque Ecco. per fortuna adesso questo non si fa. Quindi tornate a correre sulla spiaggia, sguazzate nell'acqua, nuotate, andate in bicicletta, tenete i piedi nudi, liberi spesso, massaggiatevi la pianta dei piedi da soli in casa, se siete in casa che piove e fuori fa freddo, vi massaggiate i piedi. Bellissima attività. Pestate l'uva per fare il vino nel barile con i piedi nudi, lavateli prima, e questo fa molto bene ai reni. Perfetto Roberto, io ti ringrazio, è stato piacevole come la volta scorsa questa bella chiacchierata perché l'obiettivo, lo dico sempre, è dare un'informazione a 360 gradi coinvolgendo sempre esperti in materia in base alla tematica che andiamo a trattare. Quindi grazie ancora e ti rinviterò sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi perché so che comunque tratti diverse tematiche ed è sempre un piacere averti come ospite. Grazie, grazie a te caro amico e a tutti voi. Buona giornata a tutti! Buona giornata.